Ciao raga, benvenuti nella mia vita. Oggi faremo un nuovo cambio look dal mio fantastico amico Dante. Però, dato che si avvicina Halloween, ho intenzione di fargli due bellissimi scherzi. Raga, si prenderà un infarto. Il primo scherzo, lui dovrà farmi una deco, giusto? Dovrà farmi un cambio look. Nel mentre io gli dirò: si prenderà un mega infarto, secondo me. E poi, a fine video, che tutto sembra andare bene, tranquillo, sereno, l'acconciatura è venuta top, siamo tutti felici, perché il mio amico Dante è fantastico, Dante Lame, cioè ha tocco magico nelle sue mani per fare i capelli, raga, il parrucchiere secondo me è il migliore del mondo. Non si aspetterà mai che accadrà questo. Demone Dante! Spero proprio che si prenda un bel infarto. Buon Halloween a tutti! Mi raccomando, fate sempre ridere gli altri perché è la medicina migliore della vita. Iscrivetevi al mio canale se ancora non mi siete iscritti. Mettetemi un bel pollice in su se questo video può piacervi. Arrivo Dante! Inoltre, raga, forse dopo incontrerò Vlad. Quindi ho intenzione di fare lo scherzo anche a Vlad. Non lo so, però, non lo so. Incrociamo le dita? Non lo so. La raga, siamo arrivati da Dante. La mi salute. Entriamo perché ci sta aspettando e siamo ovviamente in ritardo. Eccoci qua, Antonio. Ciao, castagne spritz. Ciao, amori. Ciao, passerotti. Ma siamo arrivati. Eccolo qui. Il meraviglioso Dante, mio amore. Ciao, Dantino, come stai? Siamo pronti, siamo Tu sei carichi. pronta? Cioè, sai che sta Tu per sei arrivare carica? Halloween? Non ti preoccupare Il dolcetto, non lo facciamo. Facciamo Non più lo sei dolcetti. scherzetto. Facciamo più lo scherzetto o il dolcetto? Io preferisco il dolcetto. E io preferisco gli scherzetti. E io il dolcetto. Scherzetto con i tuoi capelli. No, anche no, cacchio, già guarda di come sono ridotti, poverini. Se non doveste per caso conoscere Dante Lami, lo trovate, dov'è che siamo? A Magenta, in via Alessandro Volta, numero 63. Adesso non me lo ricordo. Penso di... No, cavolato. Il numero di casa mia. Ma no! Comunque metterò qua sotto il link del suo Instagram. Lui è un esperto, veramente un parrucchiere, un professionista, non un parrucchiere, un professionista di color, di tagli. Fa uomo, donna, bambino, fai tutto, anche i cagnolini, anche gli animali. Ci stiamo lavorando. Interessante, interessante. Ti porto Snoopy, così ti mangio un po' di piante, un po' di cose. Quindi adesso partiamo subito con il nostro cambio look. Guardate, cioè, sono nella giungla. Ah, ma stai filmando? Sì, certo. Queste cose non le devi far vedere. Tutto, faccio vedere tutto. Stiamo partendo, raga. Cioè, guardate i miei capelli. Cioè, il prima e il dopo dobbiamo fare. Adesso devo fare I am. Fare, adesso devo fare I am. Questi sono i miei capelli, che però sono cresciuti, raga, dall'ultima volta, che erano corti fino a qua. Cioè, guarda quanto hanno preso, un botto. Quanto tempo è passato, scusa, dall'ultimo video? Devo andare a vedere, perché sul video c'è la data, quindi andrò a vedere. C'è tutto. Indovinate intanto nei commenti che colore sto per fare. Potrebbe essere uno di questi colori qua dietro, dei flaconi che abbiamo. Esatto. Potrebbe. Siccome dobbiamo andare a riprendere la colorazione, ma allo stesso tempo il desiderio è quelli di farli allungare, sì, sfruttiamo questi biondi. Ok. Nella parte sovrastante andiamo a creare delle schiarature belle forti. Questa zona la lasceremo più castana. Ok. Abbiamo anche meno vincolo della ricrescita. Esatto. Mi piacerebbe crearti un bello spotlight qua davanti, le due famose ciocche che vanno a fare il contouring del viso belle chiare, che si agganciano con i capelli sotto, che sono già stati schiariti ma che andremo a colorare con qualcosa di magic per creare un po' un colore sfaccettato, non proprio né solo castano né solo biondo né solo colorato, far vedere come si possono unire le tre cose, le tre nuance. Bellissimo, okay. Quindi è una tecnica completamente particolare, ma quindi qual è il colore di moda di quest'anno? Per il mio personale sta andando tantissimo
ultimo ancora, taglio scalato, molto scalato, accentuato per dare molto l'effetto di volume con un contouring bang. A quindi lavorare tu dici di scalare? Nudo. Noi magari un pochino scaleremo oggi, okay, ma leggermente, okay, perché bisogna sempre fare attenzione alla lunghezza del capello e dove si vuole arrivare, perché se io in questo momento ti vado a scalare il capello ti crea un effetto fungo. Esatto, perché sotto si svuota e quasi. Esatto, ponderare sempre le scelte che si fanno su un taglio, su una colorazione, anche sulla tipologia del capello. Fatevi sempre consigliare da una persona preparata ed esperta. E voi clienti soprattutto dovete esprimervi non a parole ma con le immagini. No, portate le foto, un massimo di 3 foto. Poi vorrei dire, mi raccomando ragazzi, non andate a fare le deco dai cinesi, non usate prodotti cinesi. Io ad esempio utilizzo una determinata decolorazione che all'interno ha una protezione. Io utilizzo un prodotto che costa 10 volte quello che il parrucchiere standard va a utilizzare. Io più che essere un parrucchiere ormai mi definisco più un medico del capello. è vero, sei un dottore. Dottor Hair, se vi hanno rovinato i capelli passate a trovarci. Esatto, andate dal dottor Lani che vi aiuterà. Affronteremo questo percorso insieme. Ok raga, io sono in queste condizioni. Mi vedete, sono qua sotto. Dante è andato a prendere da mangiare il poke, adoro il poke, e io sono quasi pronta per fargli il primo scherzo. Adesso non potrei alzarmi, ma io mi alzo lo stesso perché mi serve la borsa, raga, e dobbiamo prendere la nostra ciocca di capelli. Ho preso un attimo la borsa, l'ho appoggiata lì, è partita la ventola, mi è venuto un infarto in mezzo. Che ventola? La ventola è quella lì. Ah, l'affiatore. Adesso scegliamo il poke, buono. Ci voglio tutto dentro, tutto. Sono pronta, dovrebbe arrivare tra poco, io ho la mia ciocca in mano. Adesso faccio tutta la presa male. Speriamo ci casca. Ma è normale? Sta venendo via le ciocche. No, non scherzo, cazzo, sei stato velocissimo, non è che il tempo di... Ma certo, ma stai scherzando? Mi stai togliendo tutto? Sì, ma scherzi? Ma che altro che mancate adesso! Olè! Mica che espressione che hai fatto, la faccia! Sì, meglio la pure! Scusate, ripeat! No, vabbè, sono morto! Io odio! Non c'è sto scherzando! Ti faccio morire di caldo! Guardate quante belle ragazze che lavorano qui. Ciao. Da Lani Saloon, cioè pieno di belle ragazze, delle professioniste lei, e belle. Lei no! Raga, oggi però bello. Yummy, yummy. Castagna e spritz, che tranquilli. Sì, dentro, stanno già era già dentro. No, ma stai attenta che tra poco devono fare le lemosine. Ah, sì? Nica, vuoi essere inquadrata mentre fai i capelli? No, no, grazie. Sì, oggi assomiglia un po' a Strega Salamandra. Cincin. Sì, sai che cincin allora non vuol dire cincin. Cosa vuol dire? Clip è diventato il pistolino di 18. È il pistolino? Sì, il pistolino. Ah, immagino che è più pure di me.
T'ho beccato, t'ho beccato. Sono in bagno, adesso vedete già un po' il risultato, ma ve lo faccio vedere bene dopo perché adesso è ora di fare lo scherzo a Dante. Vai da lei! Senti, sei spaventato! No, io non mi spavento! Porca miseria! Provala! Madonna, te si vede! No, io odio! Giuro, perché poi non dormo! Andre! No, Andre, no! Dai, povera! Eccoci qua, mi piacciono raga, cioè bellissimo. Puoi dirlo che sembri una fata? Sembri una Winx. Però delle cattive. Delle cattive. Ah, sì. Mi piacciono un casino, anche questo mostro un po' scalato per questo Halloween. Tu non ti sei sboccato al mio scherzo? No, non ho avuto paura, ma perché non ho paura per i capelli? Ah, più paura, cioè, sei sboccato addosso per quello. Esatto, invece io pensavo il contrario, che sarebbe cagato addosso di più per la maschera, che è veramente inquietante. Cioè, io quella roba veramente l'ho tirata fuori tipo oggi. No, ma mi è arrivata da una notte. Col cavolo, non se la presto, però per i capelli è infartato. Sì. Per i capelli col sempre. Se volete anche voi fare dei capelli spettacolari, venite da Lami Saloon, da Fantastico Dante, che lo conosco da 10 anni ormai e fa veramente dei capolavori. È anche la mia socia, ma non vuole essere inquadrata. Come l'hanno detto, dolcetto scherzetto. Sono un sacco di belle ragazze, tutte molto brave e niente, quindi raga, vi aspettiamo da Lami Saloon, dove? Via Alessandro Volta 4648 Magenta. 46. Comunque raga, metterò qua sotto il link della sua pagina Instagram, quindi lo potete contattare in direct oppure chiamare nel suo salone direttamente. Il salone, abbiamo anche il numero WhatsApp, lo trovate tutto sulla pagina Google. Quindi raga, un bacione grande, buon Halloween a tutti. Amore, ma avresti dovuto farmi paura? Se vedi tu, fa brutta, è bruttissima. Ah, fanculo. Non vedi, ma